Un'italiana per la prima volta responsabile di uno dei luoghi più forti del santuario di Lourdes, le piscine. È stato per orgoglio nazionale che ho detto sì. E allora ho detto, è il momento in cui il santuario, l'ospitalità, riconosce l'impegno che gli italiani mettono nel venire qui a fare servizio qui a Lourdes. Queste vasche riempite dell'acqua della fonte sgorgata sotto la roccia il 25 febbraio 1858. Maria Rita Ferri ci accompagna dentro questo luogo speciale di intensa preghiera. Cosa spinge le persone a venire a Lourdes e a desiderare tanto di fare questo bagno? Noi accogliamo 1.200, 1.300, 1.400 persone al giorno che vengono a bagnarsi. Il più delle volte loro ti dicono: io non sono venuto per chiedere un miracolo, ma sono venuto per avere la forza di sopportare quello che la vita mi sta riservando. Il messaggio della Vergine del 25 febbraio 1858 è: andate a bere alla fonte e lavatevi. Bernadette ha detto: una sola goccia d'acqua basta. L'importante è che cos'è? È la fede che si mette in quella goccia d'acqua. Essere responsabile significa coordinamento, assicurare la presenza fisica ma anche spirituale a volontari e pellegrini. Lontano dall'azione pratica di aiutare le persone in questo momento di spiritualità, Maria Rita confida la sua nostalgia per quel servizio che talvolta, appoggiando il cartellino alla scrivania, esercita ancora nel nascondimento. Quando posso non vi nascondo che io mi infilo nella cabina e soprattutto cerco di andare in una cabina dove non sanno chi sono, perché a me piace andare e mi piace mettermi a bagnare. Allora mi tolgo la medaglia, mi tolgo tutto, mi metto il mio grembiule blu e vado a bagnare, e questo contatto con questa persona è la cosa che mi ripaga di tutto ed è la cosa che mi manca.